Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Fandona 6. Oggi siamo in un nuovo video. Praticamente, come vedete sullo sfondo, sono su Clash Royale per farvi vedere un replay che durerà 2 minuti e 53 per una cosa che mi è successo oggi stesso. Ho fatto un attacco e ragazzi, vedete il replay. Allora, come vedete, quello sotto che ho scritto Phantom 96 nel clan The Royal Friends ero io. Lui nel deck aveva quest'altro mio avversario. Ho schierato il Pekka e il domatore di cinghiali. Lui ha contrastato con un'orda di scheletri e con i barbari. Con un'orda di sgherri e con i barbari. È riuscito a tirare qualche colpo il mio domatore di cinghiali. Poi è arrivata la Valchiria che ha fatto male un po' ai barbari, ma non tanto. Per questo, quando io ho schierato il mini Pekka, però così per distrarli, non è servito a tanto, sono riusciti a distruggermi la prima torre. Poi si è avventurato il principe nell'altra torre. Fortunatamente i miei scheletrini l'hanno occupato per un po'. Poi però lui ha schierato i goblin lancieri. Quindi poi ha schierato l'orda di scheletri e a questo punto io ero un po' in confusione e non sapevo cosa fare. Ho schierato il domatore di cinghiali, per questo è andato direttamente contro l'altra torre e ha fatto un po' di danno. Ha tirato solo una botta però. Poi ho schierato il principe che non è ha tolto un po' i barbari, ma non così tanto. Per questo poi lui ha schierato il cucciolo di drago e io ho schierato la Valchiria. Così ha tolto questo barbaro, però non è servita quasi a niente. Ho schierato l'orda di scheletri, però ho fatto una mossa sbagliata. Però lui mi ha messo cucciolo sbagliato. Ha messo il principe e mi ha distrutto il moschettiere, che aveva distrutto il suo cucciolo di drago. È riuscito a farmi arrivare la torre a 513. Poi schierando l'orda di sgherri, fortunatamente il mini Pekka l'aveva tenuto un po' impegnato, è riuscito a farmi arrivare la torre a 465, poi a 365, 265, infine a 98. Poi io qui ho detto ora basta, ho schierato Pekka, principe e orda di scheletri. Per questo hanno distrutto i barbari, hanno distrutto i goblin lancieri, sono riusciti ad andare direttamente sopra la torre e a distruggerla. Intanto lui ha schierato il cucciolo di drago, fortunatamente io avevo messo qua, e riesco a vincere ragazzi con 31 di vita. Praticamente aveva 98 di vita la mia torre, quindi per niente, praticamente bastava una lancia di un goblin lanciere e perdevo. Sono riuscito a distruggere una delle torri e la torre centrale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao gente!